Eccoci qua, arrivata da Amazon, ho preso una staffa per TV extra large, fino a 70 pollici, no, 80 pollici mi sembra che questa si può installare, insomma, la TV. Istruzioni per l'uso. Questa è la staffa che va in muro. Comunque pesa un botto, pesa un botto, ragazzi. Allora, vediamo come montare sta staffa. Diciamo che le istruzioni fanno veramente no comment, e dunque sono diventata un po'. Va bene. Allora, intanto si monta questa. Uniamo le due metà. Ok, ce la posso fare. Come ogni cosa, quando hai capito il meccanismo, diventa tutta una cazzata. Nel frattempo ci si può anche incazzare. Vabbè, dai. Impariamo una cosa nuova oggi. Mi ricordo un insegnante di italiano che a me piaceva molto, raramente gli insegnanti mi piacevano, lei mi piaceva e diceva: su ragazze, non volete farvi superare da un problema, da una grammatica o quello che è, insomma. E lei ti dava stimolo. Ok, fatta. Adesso vado a installarla nella TV. Proviamo il verdetto. Ok, adesso manca la piastra a prendere il muro. E poi ce l'abbiamo fatta. Il mio bel tassellatore Maki va. E via che si va. Sono fatto una cazzata, non ho tolto la percussione nel tassellatore, ho buttato giù un pezzo di muro, ma questo è un rasante micro cristallizzato. Saldo, mi sono già preparata i filetti a lunghezza che mi serve. Allora, siccome le voglio saldare, facciamo così, i bulloni vanno saldati nella misura giusta, ecco qua. Messo l'altezza più o meno del comò. Adesso me la piazzo qua. Eccola qui installata. Perfetta. Si può anche ovviamente portare un po' più avanti, spostarsi un po' di qua, un po' di grado così, ma io sono perfetta con le parete, dunque mettiamolo in centro.